Vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione, ben ritrovati dal centro sportivo Vismara di Milano da parte di Luca Brivio. Si gioca oggi per la 16ª giornata del campionato Primavera 1 la sfida tra Milan e Cagliari. Tutto pronto dunque per questa prima giornata di ritorno che vede un Cagliari partire molto molto bene con Tramoni, l'attaccante corso degli isolani, che prova il mancino a girare sul secondo palo, letto bene e deviato in angolo da Ljungdahl, il portiere danese del Milan, che poi è chiamato poco dopo agli straordinari perché ancora il Cagliari si presenta in area di rigore con l'imbucata per Contini. In zona centrale il bomber del Cagliari, 11 gol in stagione per lui, si ferma però, non fa il 12° perché è ancora una volta Ljungdahl a respingere benissimo con il corpo in uscita. Milan che entra in partita a tutti gli effetti al minuto 17 con Elilali che vince un paio di contrasti, poi il destro sul secondo palo che sfiora il montante della porta difesa da Ciocci, che inizia infatti a preoccuparsi. Questo è il replay del tiro che esce di poco, perché poco dopo, dicevamo, continua a preoccuparsi il portiere del Cagliari perché il Milan segna con Robak. Bello il cross di Oddi, bella l'imbucata centrale di Robak che di testa la mette alle spalle di Ciocci. C'è però un fallo che rimane abbastanza oscuro e misterioso ai nostri occhi. Vedete l'incornata che sembrava a tutti gli effetti quella vincente per l'1-0. Invece si rimane sullo 0-0 anche perché l'ultima occasione della prima frazione per il Cagliari è questa con Del Pupo, il trequartista italo-argentino che arriva fino in area di rigore ma non c'entra lo specchio della porta di Ljungdahl, chiuso bene anche dal numero 6 rossonero Michelis. Dunque prima frazione scoppiettante, ricca di occasioni da gol, secondo tempo leggermente più lento dal punto di vista dei ritmi, ma al minuto 63 il Milan passa. Kubis la porta avanti sulla destra, poi serve in profondità Elilali che trova bene in mezzo a due uomini il fondo e la mette per Mbesso, appena entrato, numero 19 del Milan, alla prima palla toccata in primavera, praticamente segna il suo primo gol. Grande la soddisfazione e la gioia sia per lui, ragazzo bresciano arrivato al Milan ormai diversi anni fa, sia per i suoi compagni che ovviamente per mister Giunti, dopo un digiuno offensivo che durava ormai da due partite e mezzo, visti gli 0-0 arrivati contro la Roma e contro il Genoa. Rivediamo ancora una volta il gol di Mbesso e la partita a questo punto si mette decisamente bene per il Milan, perché i ragazzi giovani rossoneri di Giunti continuano a spingere e con Frigerio provano un'altra imbeccata sempre per Mbesso, che stoppa bene di petto ma viene chiuso stavolta dalla buona diagonale difensiva di Palomba, il numero 2 del Cagliari, che qui in scivolata la mette in calcio d'angolo. Milan che però non alza assolutamente il piede dell'acceleratore e vuole chiudere definitivamente i giochi con altre occasioni. Questa che stiamo vedendo nasce dalla fascia di sinistra. Oddi c'entra con il mancino sul secondo palo, ancora Frigerio che ribalta in area di rigore. Robotti però non arriva all'appuntamento con il tap-in in zona area piccola. L'unica vera occasione per il Cagliari è questa, con la punizione a giro di Bruno Conti, nipote e figlio d'arte, con la palla che non esce larga di molto oltre il primo palo, ma non impensierisce altrettanto Ljungdahl. L'ultimissima occasione è questa che arriva dalla verticalizzazione di Robotti, sempre per Mbesso scatenato, se ne va alla Giorgio Ea, il tocco finale che rimbalza sulla traversa e lascia dunque il punteggio sull'1-0, con il Milan che vince, supera il Cagliari in classifica e mette a tutti gli effetti nel mirino la zona playoff, la zona nobile della classifica del campionato Primavera 1.